Ecco, un altro piatto storico siciliano di uso domestico dove si prepara in tutte le case della Sicilia sono proprio le sarde a beccafico. È un piatto ovviamente molto stagionale per cui parte da maggio fino a settembre. E riusciamo comunque ad ottenere delle sarde molto belle e dove ovviamente si chiama a Beccafico perché evoca un uccello di nome Beccafico, ghiotto di fichi e la cucina povera ovviamente tante volte creava delle illusioni e poi vedrete come riusciamo a creare l'idea di un uccello, di questo nome Beccafico, attraverso un'illusione. Gli ingredienti che andremo a utilizzare oltre le sarde è la mollicata di pane, l'uvetta, mandorle o pinoli, prezzemolo, del caciocavallo e del limone e ovviamente dell'olio e del sale. Adesso andremo a pulire le sarde. E sempre come dico sempre come gesto domestico e per creare dopo la farcitura. Ecco, togliamo le teste, ecco, in questa maniera le sarde, vedete? E li deslischiamo così con la mano. Quanto sono freschissime, si fa anche fatica a togliere la lisca. È sempre consigliabile utilizzare le sarde del giorno prima. Ecco, dobbiamo cercare di lasciare la coda. Ecco, conviene sempre spezzare la lisca dalla parte della coda, così l'andremo a ottenere. Togliamo anche la pinnetta centrale, vedete? E così le altre operazioni. Sono freschissime, quando sono fresche la spina fa fatica a levarsi. Vedi? Dopo aver pulito le sarde, iniziamo a creare un po' di condimento, come dicevo prima, per cui mollica di pane, uvetta, qualche pezzettino di mandorla. Ecco, ovviamente nella cucina povera, ovviamente gli elementi non dovevano mai mancare, ma sia come gusto, come consistenza, per cui si creavano anche delle illusioni, come in questo caso al beccafico, per cui la mandorla in un ingrediente è comunque la parte croccante, e questa come l'uvetta, anche la parte dolce. Per cui il povero riusciva nella sua, voglio dire, semplicità, cercava le massime espressioni, quello che il gusto vuole, cerca, per cui l'acido, il piccante, l'amaro, il dolce, il croccante, ecco, tutto l'aspetto anche gustativo. Ecco, tutti questi elementi erano nella cucina povera, anche la parte grassa, che in questo caso andremo a mettere il formaggio. Ecco, molto olio.
per poi andare a utilizzare anche la, con una micro pen, anche la, le bucce di limone. Per poi anche prendere il succo. Ecco. Ecco, dobbiamo avere un effetto quasi di un impasto che quando lo schiacciamo rimane ben umido. Ecco, ovviamente la percentuale dell'olio, come avete visto nel ricettario, è molto alta, proprio perché deve dare quell'umidità e non deve proprio essere asciutta in bocca. Adesso prendiamo, vedete, queste sarde e gli andiamo, io dico sempre che è la tecnica un po' del, come se fosse del sushi, il sushi siciliano, vedete, andiamo a mettere l'altra sarda vedete, abbiamo creato come la forma di un uccello. Ecco. Adesso andiamo a metterlo in una placca. Ecco, ecco una sarda beccafico, vedete, che può essere anche considerato quasi un cibo da strada, perché proprio mettendolo così è tipo sandwich, no? E così può mangiare proprio in versione così quasi verticale. Queste sono le sarde a beccafico, arrivederci alla prossima ricetta.